Buon pomeriggio a voi. Allora, mi è capitato un po' di tempo fa, ma questo ancora prima dell'emergenza, della pandemia che stiamo vivendo, e me lo ricordo perfettamente, di assistere a quello che alla fine poi è diventato un vero e proprio litigio tra due uomini, tra l'altro di una certa età, della mia età, insomma, intorno ai 60-65 anni, dove uno dei due, per farla breve, di sinistra, sapete, quei vecchi comunisti di una volta, siccome non aveva più voglia di confrontarsi sui fatti, sulle cose, si rivolse all'altro dicendomi: ma insomma non me ne frega assolutamente nulla, per me io potrei anche mangiare pane e cipolla, l'importante che non governi quel fascista di Salvini. Questo vi fa capire tante cose. Ci fa capire qual è la testa di questa gente, di quelli che la pensano in quella maniera. E vi assicuro che quelli che ci governano, quelli che sono al Parlamento, non sono molto lontani da quel modo di pensare. E questa è una categoria di politici della sinistra, i comunisti. E poi c'è un'altra categoria di opportunisti che semplicemente venderebbero la propria madre pur di avere visibilità, pur di avere potere, pur di guadagnare soldi. Una di queste è Renata Polverini, no? Renata Polverini di Forza Italia, guarda caso il primo traditore nelle file del centrodestra, esce, ahimè, ma era abbastanza facilmente intuibile, dalle file di Forza Italia. Una che è sempre stata vicino al centrodestra, qualcuno addirittura in passato l'associava alle camicie nere, a un qualcosa veramente molto molto a destra. Ora, io posso capire che un politico sia in disaccordo, non condivide le linee programmatiche del proprio leader, del proprio partito e se ne voglia addirittura uscire da quel partito, ma che sia disponibile ad ammiccare con la sinistra quando magari è di idee liberali, ma anche viceversa, questo è un qualcosa di totalmente inaccettabile, intollerabile, che dimostra quanto l'essere umano può essere meschino, davvero, perché questa è una persona meschina. Guardate, io per tutta la vita, finora, o gran parte, da 30 anni almeno, io da sempre, non ne faccio mistero, voto Lega. Questo non vuol dire che io non abbia fatto delle critiche anche feroci alla Lega, anche alla Lega di Bossi a suo tempo, alla Lega di Maroni e adesso alla Lega di Salvini. Perché vedete, quello che non si deve, non si può cambiare, che dentro ognuno di noi è il modo di intendere la vita, i propri ideali. Io non potrei mai andare con i comunisti che pensano che una famiglia possa essere costituita da due uomini o due donne. Io non potrei mai andare con i comunisti che pensano che al centro dell'universo ci debba essere lo Stato e non l'uomo, e così via. Questo mi fa sì che io sia un uomo di idee liberali e non posso che votare verso il centrodestra, che, ripeto, non vuol dire non avere una parte critica nei confronti dei propri politici, che ci dovrebbe sempre essere, e questo può essere solamente costruttivo e deve essere fatto in forma costruttiva. Ma quello che ha fatto ieri la Polverini è inaccettabile. Così come è assolutamente inaccettabile quello che succede nel mondo dei media, nel mondo della televisione, dove noi vediamo queste varie trasmissioni alle quali io assisto solamente per deformazione professionale. Tutto quello che sta succedendo lo stanno prendendo con il sorriso, no? Scherzano, felici, contenti. Perché per questa gente non gliene importa assolutamente nulla se questa è una schifezza quello che stanno facendo, se questo porta nel baratro il nostro paese perché questi hanno dimostrato di essere incapaci, di essere inadeguati. Ma a questi non gliene importa assolutamente nulla, perché loro pensano di aver garantito il proprio posto di lavoro, non gliene importa nulla degli italiani, dei ristoratori, delle partite IVA che in questo momento stanno soffrendo, è un governo
così incapace, porta solo dei danni al paese. Non gliene importa assolutamente nulla. Anche per questi, come ho detto all'inizio di questo video, importa semplicemente che l'odiato Salvini, l'odiata Meloni, non possono andare al governo. Questo è l'unico tema. Poi i contenuti, chi se ne frega, non le analizzano, non gliene importa assolutamente nulla se il governo ha sulla coscienza migliaia di morti, e lo si evince dai dati, siamo il paese del mondo occidentale ad avere più morti, e attenzione, quando dico più morti, numericamente intendo la letalità, perché è chiaro che poi dipende anche rispetto ai contagiati, conta il numero di abitanti di un paese. Il dato significativo è la letalità, no? E qui l'Italia ha uno dei dati più allarmanti, solamente credo il Messico e forse un altro paese ci supera in questo dato. Ecco, queste cose vanno assolutamente segnalate, evidenziate. E quand'è che io mi arrabbio e attacco anche la mia parte politica, il centrodestra? Perché noi siamo colpevoli di aver permesso tutto questo. Cioè, se la televisione è piena di soggetti di sinistra, di comunisti, la colpa è anche nostra che l'abbiamo permesso, e l'abbiamo permesso anche nel momento in cui siamo stati al governo. Il signor Fazio, che da una vita che ha una trasmissione in prime time tutti fine settimana, era anche al suo posto quando c'era un governo di centrodestra, e di recente Salvini avrebbe potuto intervenire, era un suo diritto anche per quanto riguarda le nomine in Rai. Questo è il grande problema. Loro ogni qualvolta che sono al potere lo hanno fatto. E l'altra cosa, non avere mai un senso critico, non avere mai un senso critico nel senso di essere più aggressivi nel confronto dell'avversario politico. Dobbiamo renderci conto che basta andare in guerra, perché guerra si tratta con il fioretto, perché gli avversari usano qualsiasi tipo di armi per abbatterci. Sia per quanto riguarda soprattutto la comunicazione, con menzogne, non portando alla luce fatti gravissimi, facendo disinformazione. Ho avuto modo di recente di parlarvi quello che sta succedendo per quanto riguarda il mondo dei vaccini e la denuncia da parte di un'autorevole rivista come il British Medical Journal e tante altre cose che evidenziano come questi hanno lavorato malissimo e stanno facendo male per il paese. Per non parlare le inchieste che si dovrebbero aprire per quanto riguarda i materiali, i traffici sulle mascherine, sulle terapie intensive. Vi cito un solo dato che ormai conoscete tutti. C'è un personaggio, un sudamericano che vive nel Lazio, che ha fatto da tramite per portare le mascherine in Italia, che fino all'anno prima aveva un fatturato di 5.000 euro, tenete conto 5.000, che si è incassato una tangente di 4 milioni di euro perché ha fatto da tramite a pro di che cosa? Tramite di che cosa? Cosa c'è sotto a questo? Però la sinistra tace. Tace su questo fronte. Qualche giornalista, così su Rete 3, se ricordo a memoria, Report e lo stesso forse Giletti hanno portato alla luce questo fatto, ma tutto il resto del panorama giornalistico italiano tace su questi fatti. Immaginate se in quella situazione ci fosse stato il governo di Salvini. Immaginatelo soltanto. Sono queste le cose inaccettabili. Vado a concludere, quindi uno sono i politici del centrodestra che devono iniziare ad assumere un atteggiamento diverso, due siamo noi a dover maggiormente reagire. A proposito, in ogni caso comunque l'intervento ieri di Giorgia Meloni alla Camera assolutamente da applausi. Questo va detto ovviamente perché è evidente che io spero che il governo cada. È evidente che in ogni caso, se si dovesse, anche se sappiamo che sarà è quasi un'utopia andare ad elezioni, è evidente che io voterei sempre per un partito del centrodestra, perché sempre meglio essere governati dalla Meloni e da Salvini che non da Di Maio, da Zingaretti e da Renzi.
Con questo io vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.